se vi chiedessi che cosa ricordate di quel viaggio fatto con i vostri figli prima che diventassero grandi e andassero a lavorare in Australia, o di quella serata passata con gli amici spensierata prima che ognuno prendesse strade diverse per rivedersi poi dopo anni con la pancia, senza capelli e dirsi non ti riconosco più, o di quella ragazza bellissima di cui vi eravate invaghiti e con cui avete passato una notte di fuoco e che poi non avete più rivisto. Ve lo dico io, quasi niente, perché in quel momento sembrava tutto così scontato, così ovvio, così banale, che non ne valeva assolutamente la pena di catturare quell'istante con una fotografia e di difenderlo dal lento ed inesorabile trascorrere del tempo. E il risultato di questa scelleratezza è che quando saremo vecchi e saremo così rincoglioniti da non ricordare che cosa avevamo mangiato a pranzo, le uniche cose a cui appigliarsi per ricordare quei fugaci momenti di felicità sarebbero state quelle scontate, ovvie e banali fotografie che invece non abbiamo scattato. Questo è il motivo per cui oggi faccio questo video e vi presento Jacques-Henri Lartigue. Era ricco sfondato, figlio di un banchiere, ha ricevuto la sua prima macchina fotografica a 7 anni, non è mai andato a scuola, ma in compenso frequentava gente come il senatore Kennedy o Pablo Picasso. Dal suo privilegiato angolo di mondo ha cominciato a fotografare la sua gatta, il suo giardino, la sua tata Dudu, e piano piano la percezione dello spazio e della composizione cresceva e quindi cercava di immortalare quegli istanti di quella vita così movimentata e dinamica di cui era circondato. Da buon giocatore di tennis riusciva ad anticipare i movimenti del suo soggetto e riusciva così ad immortalare gli zii che giocano prima di cadere in acqua, sua cugina che salta da una scalinata, o il fratello Zisù nel suo ennesimo tentativo di volo. La sua era una fotografia schietta, immediata, divertente. Quando ha fotografato una delle sue mogli, in bagno, durante la loro luna di miele, non pensava minimamente che quella sarebbe stata una delle foto preferite da Richard Avedon, che definiva la sua fotografia palpabile, e che solo a 69 anni avrebbe fatto la sua prima mostra al MoMA e sarebbe diventato uno dei fotografi più famosi del Novecento. Era un dilettante e per quelle foto realizzate durante i suoi primi 30 anni di vita da fotografo dilettante è diventato famoso. Faceva delle foto che oggi potremmo definire quasi banali perché forse non erano scattate in un set fotografico con luci, modelle, flash. Lui si limitava nella più assoluta ingenuità a cercare di cogliere quegli istanti di vita felice sua e di chi lo circondava, senza la pretesa o farsi troppe paranoie nel tentativo di realizzare delle foto artistiche, grottesche o, come si dice oggi, concettuali. E attraverso questi diari siamo oggi in grado di capire come gli venivano le idee su cosa fotografare, e cioè partiva dall'osservazione di quello che gli era più vicino, dalle sue dinamiche familiari, da quello che conosceva meglio. Quindi, per esempio, vedeva sua cugina e sua madre con dei bei cappelli e allora le fotografava e poi via a fotografare le donne con i più bei cappelli della Belle Époque, con piume di struzzo, pennacchi, zampe di volpe, facendo innervosire i mariti. Alla fine ha donato allo Stato francese qualcosa come 250.000 fotografie che raccontano con assoluta spensieratezza e immediatezza la Belle Époque, e questo enorme album di famiglia si è sostituito in qualche modo alla memoria e ha testimoniato la sua vita e la vita di chi lo circondava. Spero con questo breve video di avervi fatto venire voglia di fotografare non soltanto i momenti più belli e più significativi, senz'altro, della vostra vita, ma anche quei momenti che possono sembrare inizialmente più banali, più scontati, ma che poi, a distanza di anni, non appariranno più banali e scontati, ma segneranno in qualche modo le tappe della vostra vita. E anche se non siete come me figli di banchieri e non siete circondati da auto di lusso come lo era Lartigue,
Detto ciò, ditemi nei commenti che cosa vi piace fotografare di più della vostra quotidianità. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo come sempre domenica prossima alle 11 con un nuovo video.